Massimo Ferrarese, presidente, è stata una sudataccia questa? Sono tutte delle sudatacce, però alla fine sono delle grandi, belle soddisfazioni. Ci stiamo divertendo, siamo primi in Italia, il sogno si sta avverando, era quello che voleva questa città, che voleva tutta la Puglia, di portare la stella del sud al massimo, era quello che sognavamo. Presidente, abbiamo... presidente, mi sente? Sì. Ci siamo lasciati all'inizio di questa partita con un po' di scaramanzia, no? Abbiamo detto siamo contenti, lei ha sottolineato la vigilia, un po' come a Natale, no? Tutti quanti festeggiano alla vigilia, però poi arriva Natale, questa sera è arrivato anche Natale. Ah sì, io ho detto proprio questo, l'ho detto ieri, credo che quando ci sono le belle situazioni, quando ci sono dei grandi giorni importanti, bisogna goderseli. Non bisogna poi aspettare 20 anni, 30 anni per dire ve lo ricordate quel momento? Vi ricordate 30 anni fa quando abbiamo vinto, eravamo primi in Italia? Io dico a tutti i tifosi, a tutta la gente che è con noi, a tutti gli amici, a tutta la Puglia, a tutto il Sud, godiamoci questo momento storico. Noi siamo e godiamocelo, perché non dobbiamo farlo dopo anni o dopo mesi, dobbiamo farlo oggi. È un momento particolare, è per i tifosi di basket un momento veramente da gustare, da godere. Comincia ad avere una certa responsabilità questa squadra nel campionato. Il riconoscimento massimo, penso, di questa sera è stato l'applauso riservato dai tifosi di Cantù a Brindisi. È stato, non diciamo il passaggio di consegne che c'è stato domenica scorsa tra Stelle del Sud a Caserta, ma quasi voler in qualche maniera certificare l'essenza e il ruolo di questa squadra nel panorama del basket italiano da una tifoseria, quella di Cantù, che ha vinto davvero tutto. Sì, sicuramente sì, una grande realtà, una grande squadra, una grande società, una storia. Hanno vinto tutto quello che potevano vincere, noi oggi li abbiamo battuti. Noi vinciamo qualche cosa. Adesso, abbiamo vinto anche noi qualcosa e continueremo sicuramente a vincere. Io quello che mi sento di dire non è finita qua, il sogno continua. Abbiamo sognato quando eravamo in B2 Playout, permettetemi di continuare a sognare insieme ai miei soci, a tutti i tifosi, alle migliaia, alle decine di migliaia di persone che ci onorano. Di essere nostri tifosi, quindi continueremo così e continuo a dire godiamoci il momento, non è finita qui, ci credo perché abbiamo questo tifo, ci credo perché abbiamo questa gente che ci vuol bene, vuol bene alla società, vuol bene alla squadra, ci segue ovunque e noi continueremo a mantenere alto il nome di questa città, di questo territorio oggi e anche in futuro. Grazie Presidente.